Ogni anno il Corpo Consolare Toscano del Touring Club Italiano assegna un riconoscimento alle realtà artistiche, culturali, ambientali o sociali che si sono distinte per merito. Quest'anno il premio è stato assegnato alla Strada del Vino Terre di Arezzo, un riconoscimento importante. E poi il 17 è un numero che normalmente porta sfortuna, invece il premio, giunto alla sua 17esima edizione, è le Strade del Vino Terre di Arezzo che compiono 17 anni. Esatto, e in questi 17 anni chiaramente ci siamo affermati, abbiamo creato tante cose, abbiamo creato un rapporto con le persone intorno, con la cultura, fra le varie aziende tra di loro, e in questo contesto io credo che il riconoscimento del Touring sia un meritato riconoscimento, perché dimostra il valore, l'importanza del vino e della cultura del vino all'interno del turismo. Il territorio è sempre stato ricco di tante attività produttive, però sempre separate, che adesso sono riunite in una strategia unica. Sì, direi che questo è proprio quello che ha fatto la Strada del Vino di Arezzo. E tante realtà che erano spot, che magari facevano anche delle cose interessanti, però ognuno andava per la sua strada. Ecco, adesso bisogna presentarsi un po' con una massa critica di fronte ai mercati, e quindi l'idea è stato quello di creare una unitarietà di strategia e anche probabilmente un'unitarietà di prodotto. Possiamo anticipare anche l'ambizioso progetto futuro? Sì, il progetto futuro è quello di identificare un po' le caratteristiche, le specifiche del vino aretino, specifiche caratteristiche che poi lo classificherebbero come il vino della provincia di Arezzo. Io sono Vittoria, siamo, per chi non siamo riusciti a presentarci, sono la sorella di Salvatore, e quindi vi porto i saluti sia di Salvatore che di mio padre Ferruccio, che purtroppo non sono potuti essere con noi, ma anche loro felicissimi di avervi qui. Io porto il saluto e un ringraziamento da parte dell'assessore Remaschi, che non è stamani potuto venire qua, però voleva comunque insieme per mia persona testimoniare la grande soddisfazione che iniziative come queste hanno, perché vedete, colgono nel vivo quello che da anni la Regione Toscana sta provando a fare. L'ho ricordato prima Gambi, c'è stata una capacità illuminata, direi, all'epoca di Zelinda, dell'allora assessore Vasai, che ha creduto che riscoprire questo settore fosse per questo territorio strategico. Quest'anno il Corpo Consolare Toscano del Touring Club Italiano ha deciso di premiare le Strade del Vino Terre di Arezzo. Qual è la motivazione di questa scelta? Beh, allora, la Toscana è senza dubbio una terra del vino. Esiste anche un disciplinare dal 1716 che regola la produzione, se non altro del Chianti. E la scelta è molto semplice. Il Touring ha sempre propugnato e ha sempre amato un turismo integrato. Un turismo integrato significa tutto ciò che ha a che fare con arte, cucina, natura. Le persone poi cercano sempre di più un turismo esperienziale, quello che sappia riunire arte, ma anche appunto cibo e vino, esperienze enogastronomiche. Sì, infatti io dico sempre che il turismo è uno stato dell'anima, cioè, vale a dire, il turista quando si muove apprezza sempre tutto quello che lo circonda, dal gusto, dal sapore, l'odorato, la vista, quindi è chiaro che bisogna sempre abbinare a quella che è una bellissima opera d'arte, un cipresso, un vino. Innanzitutto grazie a tutti voi, insomma. Quando dico a tutti voi, innanzitutto parto dalla famiglia Ferragamo, che io ho avuto, diciamo, solo l'onore di seguire fin dall'inizio, perché io la prima visita da assessore all'agricoltura, insomma, ho seguito tutto l'iter e tutto il loro lavoro straordinario, che continua, perché insomma vediamo cantieri ovunque in questa terra, in questa parte di Toscana, in questa Sette Ponti, questa strada che io reputo una delle più belle strade del mondo, da Ponte a Buriano fino al confine con Firenze, insomma, costeggia un paesaggio meraviglioso. Penso che tutti abbiate percepito un po' qual è la caratteristica di questa strada, quella che forse la differenzia da tante altre strutture. Non è un carrozzone, è una struttura viva di persone che si stimano e si danno da fare reciprocamente. Oggi, nel 2017, le strade che sono presenti sarà il Vinitaly. Il Vinitaly, avremo ancora questo protagonismo delle strade, protagonismo dei nostri viticoltori, e l'invito è quello di ritrovarci
al Vinitaly, insieme ai nostri viticoltori, insieme alle strade, e di ritrovarci per un altro 18° compleanno. Oggi è quasi il 18° compleanno, le strade sono maggiorenni, 18 anni e non sentirli, Saverio. La cerimonia ha la presenza dell'autorità della regione e dei comuni e dei responsabili del Touring Club Strada del Vino, ha avuto luogo nella splendida location del Borro, che con il suo fascino e la sua storia, con il suo progetto di conservazione, rivalutazione e promozione di un luogo storico, ha offerto la cornice perfetta per la consegna del prestigioso premio. Una cantina prestigiosa come quella del Borro, che comunque è sempre stata molto legata al territorio e ha aderito fin da subito alle Strade del Vino di Arezzo. Beh sì, è da 17 anni che esiste le Strade del Vino di Arezzo e noi da sempre collaboriamo con loro per promuovere questa piccola zona di Italia in cui crediamo molto. Proprio per questo anche la cerimonia di premiazione avete deciso di ospitarla qui all'interno della cantina. Sì, siamo veramente onorati di poter ospitare sia il Touring Club che appunto le strade qui nella nostra tenuta e fare proprio una visita in questa occasione della cantina come l'abbiamo un po' pensata. Ci sono diversi stadi, il primo stadio è con un video che è proiettato su una mezzaluna dove si vede un pochino la storia del Borro e un po' tutte le cose che compongono il Borro, che c'ha diverse sfaccettature, è bello riuscire a capirlo attraverso il video. Dopo c'è la mostra e poi c'è la visita in cantina. La mostra, che è una grande passione appunto di tuo padre, che ha voluto riunire con un fil rouge del vino diverse stampe appunto attinenti a questo argomento. Assolutamente, ci sono diverse stampe, lui proprio ama questa tipologia di arte, proprio la stampa, e ha pensato di utilizzare questo progetto della nostra cantina per avere la sua collezione privata, che è su un periodo molto vasto di tempo, si parla da Manet a Warhol, e fa vedere diverse sfaccettature del vino, che circondano il vino, quindi un po' il vizio del vino, insomma quello che può essere, cosa può fare, gli effetti che può avere il bere, e anche la produzione, ci sono anche delle cose simpatiche, gli attrezzi, eccetera. Un premio importante è quello del Touring Club Italiano alla Strada del Vino Terre di Arezzo, un'associazione che lei ha sempre promosso e sostenuto. Ma direi l'abbiamo fondata insieme a Zelinda Ceccarelli e all'allora direttore della Camera di Commercio. Beh, allora fu un'impresa, devo dire, molto ardua mettere insieme tutti i viticoltori presenti allora ad Arezzo, che non erano quelli di ora ma erano molti meno, e con qualità anche sicuramente non era quella di oggi, però insomma ci siamo riusciti. È un'associazione che la provincia ha sempre cercato anche di mantenerla in vita attraverso iniziative, perché anche territoriali, valide, anche perché pensiamo che la qualità la si costruisce attraverso un confronto fra operatori, in questo caso viticoltori, ma non solo, che fanno ricco il territorio, gli agricoltori insieme ai produttori di vino, insieme ai ristoratori, ai cuochi, ai sommelier. Abbiamo creato un circuito, direi, bello, che permette anche a questi territori di esprimere il meglio attraverso queste iniziative. Qualità del vino di Arezzo, che è cresciuta molto negli ultimi anni, riuscendo addirittura a imporsi a livello nazionale. Sì, devo dire anche qui, avendo fatto l'assessore per 10 anni, abbiamo anche aiutato questa qualità del vino attraverso iniziative importanti. Se penso al progetto del vino guidato dal professor Scienza, se penso al lavoro fatto sull'olio guidato da Marco Reggia, insomma i nostri progetti, come giustamente deve essere, prendevano il meglio che c'era sul mercato dei professori, degli operatori, e conseguentemente la qualità è venuta fuori, anche perché questo è un territorio
che da sempre poteva esprimere qualità. È dedicata alle strade del vino, dell'olio e dei sapori della Toscana, nate per dare una risposta regionale alla promozione delle attività legate principalmente al turismo del vino, ma anche a tutte le altre attività enogastronomiche e alle produzioni tipiche, in un'ottica di sviluppo turistico integrato, basato sul rispetto dell'ambiente e delle tradizioni, da condividere con il consumatore responsabile e con il turista appassionato. Le 10 strade premiate sono indicate dal progetto Vetrina Toscana, in collaborazione con la Federazione Regionale delle Strade, costituito attualmente da 21 strade e da altrettanti itinerari enogastronomici e turistico-culturali. L'iniziativa, con i suoi eventi e momenti di incontro, intende contribuire alla scoperta e alla valorizzazione della Toscana cosiddetta minore, una terra dal cuore antico che sa rinnovarsi nel segno della qualità.